Dopo l'effettiva apertura, avvenuta alle 8 in punto di questa mattina, del pronto soccorso dell'ospedale del Mare, nella sala De Santis di Palazzo Santa Lucia, alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e di Ciro Verdolive e Giuseppe Russo, rispettivamente commissario e direttore sanitario dell'ospedale del Mare, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto ospedaliero e degli step previsti per il suo completo e totale funzionamento. Grande la soddisfazione del governatore per il risultato raggiunto. È davvero un momento storico perché dal punto di vista simbolico il pronto soccorso all'ospedale del Mare significa che davvero abbiamo voltato pagina nella sanità campana. Non ci credeva nessuno che riuscissimo a completare l'ospedale del Mare e molti hanno sabotato il lavoro, molti hanno cercato di rallentare il lavoro, altri sono andati avanti secondo vecchie abitudini di ordinaria amministrazione. Abbiamo dovuto fare una guerra per arrivare a questo risultato. Oggi presentiamo ai nostri concittadini un ospedale di eccellenza, un pronto soccorso di eccellenza. Completeremo tutto l'ospedale del Mare entro il 15 dicembre anche con il DEA di secondo livello e con il Politrauma. Quindi la città di Napoli avrà a dicembre il DEA di secondo livello del Cardarelli, il DEA di secondo livello dell'ospedale dei Colli, il CTO, e avrà il DEA dell'ospedale del Mare, cioè una dotazione quasi unica per le grandi città d'Italia. Siamo davvero orgogliosi di questo risultato e questo ci incoraggia a completare il lavoro di riorganizzazione della sanità campana per fare della nostra sanità, come abbiamo detto, la prima sanità d'Italia.